Ragazzi, questo è un video difficile da fare. Come ben avete sentito dai notiziari, da tutti i media del mondo, domenica sera, più o meno verso le 7, mi pare, ci ha lasciati un grande personaggio, una grande persona, una grande personalità dello sport. Sto parlando, ragazzi, di Kobe Bryant. Che dire, io un video dovevo farlo per omaggiare uno dei miei giocatori preferiti dell'NBA, visto che il basket è sempre stata la mia più grande passione, e come ben vedete io ho anche la sua maglia, l'ho sempre avuta. E ecco, ecco in giro. E io questa maglietta prima la usavo per giocare in estate, quando gioco a basket uso questa divisa. Penso proprio che ora però appenderò questa divisa al chiodo e ci farò un quadretto da mettere qua appeso in camera mia, perché per me è come se fosse morto Michael Jordan. Michael Jordan e Kobe Bryant sono i miei più grandi, i miei giocatori preferiti di sempre dell'NBA. E ripeto, questo sport per me è stato più bello da sempre. Io ho anche praticato basket da bambino, fin da ragazzino, insomma, e è difficile, sono quelle notizie che ti lasciano a bocca aperta il mondo in senso negativo, cioè ancora non ci posso credere. Io il mio pensiero va alla famiglia, perché oltre Kobe, colui in quel maledetto elicottero, c'era anche sua figlia Gianna di 13 anni e altre 7 persone, amici di Kobe e della famiglia, quindi tutti morti. Il mondo del basket, ma il mondo dello sport in generale, si è fermato. Io non tratto sport sul mio canale, ma era doveroso fare questo video. Un abbraccio a tutti i cari di Kobe e a tutta la sua famiglia. Ripeto, il mondo si è fermato. Io sto provando più o meno quello che ho provato nel 2009, quando è morto il mio idolo musicale Michael Jackson. Più o meno è quella la sensazione. Poi vabbè, crescendo si impara a metabolizzare tutto un po' più meglio, insomma, però comunque dispiace tantissimo, e quest'anno parte veramente male, perché è una grande perdita sia a livello di personaggio, di professionista, ma anche a livello umano. Era una persona stupenda e lo sentiamo un po' come nostro fratello, ragazzi, perché lui è cresciuto in Italia, amava l'Italia e aveva tanti progetti per l'Italia. Ragazzi, è morto solo sua figlia a 13 anni, lui aveva 41 anni, ragazzi. Si era ritirato dall'NBA da 2 annetti, dal 2017 mi pare. È stato l'uomo dei record nell'NBA, quindi nulla, io spero di incontrare un giorno Kobe e farcene 2 tiri da su. Tutto qui. Dispiace veramente tanto. Ciao Kobe, riposa in pace. Thank you.